Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo approvato un decreto legge del Ministero della Salute che riguarda due aspetti, due questioni diverse ma importanti. La prima, ci tengo particolarmente a dirlo anche perché ho visto alcune preoccupazioni, e cioè quella che riguarda la prima parte di questo decreto, che riguarda la materia di stupefacenti per favorire l'utilizzo di medicinali per lo Stato, è una norma che ci tengo particolarmente a dirlo, che interviene sugli aspetti amministrativi e quindi non sugli aspetti penali, conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che ha creato delle, diciamo, dal punto di vista proprio amministrativo, con la caducazione di tutte le tabelle, ha creato un vuoto normativo che ha prodotto un'emergenza in questa ultima settimana. Motivo per il quale siamo dovuti intervenire con un atto di urgenza per poter ripristinare alcune tabelle. Infatti noi avevamo che con la caducazione delle tabelle precedenti circa 500 nuove droghe e sostanze sintetiche erano, diciamo, uscite dall'alveo della codificazione che è avvenuta nell'aggiornamento delle tabelle dal 2006 ad oggi. Quindi ci tengo in modo molto particolare a definire che noi siamo intervenuti semplicemente per ripristinare le tabelle dal punto di vista amministrativo. Non soltanto per la questione degli stupefacenti, ma anche per la questione dei farmaci. Infatti si era creata una situazione di vacatio, per cui per esempio non si riusciva, si creavano delle particolari complessità per la prescrizione della terapia del dolore, che come sapete è stata una conquista molto forte degli ultimi decenni. Infatti erano state stabilite delle prescrizioni semplificate per i medicinali per la terapia del dolore che erano venute meno, così come per quanto riguarda le terapie sostitutive dei farmaci, così come per i trattamenti di alcune particolari patologie che necessitano di sostanze che sono state nel tempo autorizzate. Quindi noi siamo intervenuti in questo modo. Oggi il CDM quindi interviene soltanto, lo ribadisco, ed esclusivamente al ripristino delle tabelle riferite alla disciplina amministrativa. Per ciò che concerne invece le disposizioni penali e per una rimeditazione della configurazione dei reati a cui è chiamato il Parlamento dopo la sentenza della Corte Costituzionale, rinviamo nell'arco dei 60 giorni del decreto della fase di attuazione ad un approfondimento che avverrà sia in sede interministeriale e quindi coinvolgendo gli altri ministeri che non sono qui presenti, e sia in sede parlamentare. Quindi lo ribadisco, perché ho visto che c'è stata un po' di confusione su questo termine: non incidiamo sulla parte penale dopo la sentenza della Corte, lo rinviamo questo ad un ulteriore approfondimento che avverrà nei tempi congrui, anche perché è una questione delicata che necessita di un approfondimento e che sicuramente non si può fare sull'onda dell'emergenza. Noi invece qui siamo andati a garantire l'accesso a farmaci e anche la disciplina come illegali di sostanze che altrimenti sarebbero diventate legali sul nostro territorio. L'altra proposta invece che oggi abbiamo presentato in Consiglio dei Ministri e che è stata approvata all'interno dello stesso decreto è una proposta che secondo me è estremamente importante ed innovativa per il nostro sistema sanitario nazionale, che è la questione degli off-label. E noi abbiamo affrontato, innanzitutto spieghiamo anche a non gli addetti ai lavori che cosa sono gli off-label. Allora, secondo la norma, il decreto legge numero 536 del 1996, poi convertito con la legge 648 sempre del 1996, è previsto che qualora non esista valida alternativa terapeutica possono essere erogati a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché inseriti in un apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione
commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, conformemente alle procedure e criteri adottati della stessa. Allora, questa è, diciamo, così come è stata disciplinata dal 96, la definizione dei farmaci off-label, cioè sono farmaci che sono prescritti per patologie diverse per quelle per cui sono stati registrati. Ora, noi abbiamo avuto nel corso, diciamo, di questi anni vari tentativi di ridefinire gli off-label che purtroppo non sono mai andati in porto. E tra cui l'ultimo è stato quello del decreto Balduzzi proprio del 2012, che venne bocciato in commissione al Parlamento. Allora, alla luce di quello che sta accadendo, abbiamo deciso di reintervenire sulla materia, affrontandola cercando di eliminare i problemi che si erano verificati nell'ambito parlamentare, cioè le questioni che erano emerse come criticità rispetto alle proposte precedenti, ma nello stesso momento anche cercando di dare una normativa puntuale che renda l'Italia, anche alla luce di quella che è il nostro proprio ordinamento, che è un ordinamento che ha giustamente, essendo un servizio sanitario nazionale universalistico, un sistema regolatorio piuttosto rigido e forte, alla luce della sicurezza per i pazienti, che rimane sempre la nostra prima faro in ogni azione, ma nello stesso momento cercare di intervenire per risolvere alcune problematiche. Quindi la prima questione che noi abbiamo cercato di risolvere è quella in cui il servizio sanitario, che appunto ha un sistema regolatorio così forte, si trova a dover fronteggiare un'ipotesi probabile che può verificarsi di cartello, e quindi come si può agire in questo caso nell'interesse che salvaguarda il sistema sanitario nazionale. E poi, al di là di questi specifici casi che sono distorsivi del sistema, una delle misure che possono intervenire invece per gestire meglio tutta la materia dell'off label, alla luce anche delle esperienze che noi abbiamo avuto in questi anni e alla luce di quello che accade negli altri degli altri stati. Quindi, detto questo, il decreto legge reca una norma avente lo scopo di favorire l'impiego off-label di medicinali meno onerosi per il servizio sanitario nazionale, ma ugualmente efficaci dal punto di vista terapeutico. Ricordo che la disciplina attuale a tutela dei pazienti vieta l'utilizzo off-label di un farmaco se non sussistano sperimentazioni cliniche almeno di fase seconda. Per non rimuovere tale vincolo, ma permettere di avviare anche di ufficio sperimentazioni cliniche su farmaci da utilizzare off-label, qualora si rivenga un interesse pubblico per tale utilizzo, si prevede, in presenza di un farmaco utilizzato off-label in altri paesi, ovvero di cui sono disponibili studi anche indipendenti a sostegno dell'efficacia terapeutica, si attribuisce ad AIFA, il potere che è l'Agenzia Italiana per il Farmaco, il potere di iniziare d'ufficio la sperimentazione clinica, finanziandola con propri fondi. AIFA possiede circa 3 milioni di euro annui per bandi nel campo della sperimentazione clinica. A tal fine AIFA contatta l'azienda titolare di brevetto per acquisirne l'assenso alla sperimentazione. L'azienda ha una triplice possibilità: dare l'assenso alla sperimentazione dell'AIFA, avviare in proprio ed a proprie spese la sperimentazione, opporsi sic et simpliciter alla sperimentazione. In tale ultimo caso del dissenso dell'azienda viene data pubblicità sul sito dell'agenzia. C. All'esito della sperimentazione ed in caso di esito positivo, il farmaco viene autorizzato a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo poi l'altra casistica. Al fine di permettere l'utilizzo off-label sin dall'avvio della sperimentazione senza attenderne gli esiti, si prevede che l'AIFA possa iscrivere provvisoriamente il farmaco nell'elenco di cui l'articolo 1,4 del decreto legge numero 536 del 1996, cioè l'elenco dei farmaci utilizzabili off-label, qualora sia utilizzato in altri paesi. Sussistono studi scientifici anche indipendenti e l'eventuale farmaco autorizzato alternativo sia eccessivamente oneroso per il Servizio Sanitario Nazionale.
tratteggiamo il dato eccessivamente. Ovviamente, se i dati anche parziali della sperimentazione fossero negativi, ovvero facessero emergere la non sicurezza del farmaco, AIFA potrà con immediatezza cancellare il farmaco dall'elenco, vietandone definitivamente l'utilizzo off-label. La proposta normativa è rispettosa del parametro dell'esistenza di studi di livello secondo, posto a tutela dei pazienti, che come dicevo per noi è la prima questione. Prima la sicurezza, poi abbiamo anche il costo, ma la sicurezza è la prima questione. Rispettosa del diritto di privativa industriale dell'azienda, cioè dei brevetti, poiché queste possono non dare il consenso alla sperimentazione, ma in tal caso verrà data adeguata pubblicità della scelta dell'azienda. Efficace nel permettere ad AIFA di permettere provvisoriamente l'utilizzo off-label di un farmaco anche prima della conclusione di sperimentazione di secondo livello, sebbene attivando un apposito monitoraggio a tutela dei pazienti trattati con il farmaco. La norma del decreto legge, pertanto, favorendo l'impiego di farmaci meno onerosi per il Servizio Sanitario Nazionale, garantendo comunque efficacia e la sicurezza degli stessi, garantisce un più ampio accesso alle cure per i pazienti, ma ulteriore razionalizzazione della spesa farmaceutica ed effetti positivi in termini di risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale. Io, se posso, Ministro, sul punto politico che hai messo in evidenza come membro del Consiglio dei Ministri e anche rappresentante di un'altra forza politica, mi sembra molto importante che oggi il Consiglio abbia ripristinato le tabelle per colmare appunto il vuoto che la sentenza della Corte aveva provocato, e poi soprattutto di rinviare un approfondimento in sede parlamentare tutto il tema della classificazione e delle conseguenti sanzioni. Questo, insomma, credo che sia una modalità molto corretta e politicamente corretta. Di buon senso. Sì, anche. Domande? Ah, ecco. Ministro, buongiorno. Marco Villesci, Repubblica TV. Volevo capire, le tabelle che voi avete ripristinato oggi sono quelle della legge Fini-Giovanardi? No. Perché in quel caso la questione sarebbe politica, perché alla fine sono le tabelle che... Le tabelle sono state rimodulate tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale e nello stesso momento venendo meno cadendo dal punto di vista amministrativo, erano venuti meno tutti gli aggiornamenti degli ultimi, dal 2006 oggi, cioè degli ultimi 8 anni, quindi c'è una distinzione in due tabelle bis, possiamo dire. Gli uffici stanno predisponendo le ultime questioni, ma tiene conto della sentenza della Corte. Buongiorno Ministro, Manuel Lanaro. Degli off-label non interessa niente a nessuno, sono... Ministro, mi sta stupendo. Manuel Lanaro, il fattoquotidiano.it, anch'io sulle droghe, si parla di uno scontro fra ministri, nel senso che lei vorrebbe, secondo la stampa, rivorrebbe la reintroduzione della Bossi-Fini, altri ministri sarebbero, della Fini-Giovanardi, altri ministri sarebbero contrari. Io le chiedo qual è l'indicazione del governo, cioè qual è l'idea del governo, se c'è una separazione, si va verso una separazione tra le droghe pesanti e le droghe leggere, oppure c'è un'equiparazione di queste sostanze. Allora, guardi, è fantastico, perché questo scontro così duro in Consiglio dei Ministri, quanto siamo stati? 40 minuti più o meno, quindi allora su tutto. Allora io vorrei dire, queste sono, capisco che ognuno debba fare il proprio mestiere, questo però è un tema estremamente delicato che io sto affrontando in questa sede soltanto dal punto di vista sanitario. Quindi il tema politico, che è un tema politico estremamente sensibile, lo abbiamo rimesso al Parlamento e a un lavoro che ovviamente ci sarà di coordinamento interministeriale, perché la sentenza ha fatto cadere meno tutta l'impalcatura e quindi bisognerà normare in questo senso. Poi io sono il Ministro della Salute e quindi come Ministro della Salute non posso che dire una cosa, che drogarsi fa male, ma credo che su questo
pochi possono avere delle obiezioni. Posso permettermi anche il ministro dell'istruzione, lo dirà. Quindi questa è una situazione dove noi abbiamo agito sull'urgenza per ripristinare le tabelle in armonia e per trovare proprio una soluzione che permettesse invece di avere un tempo di approfondimento più forte, come è necessario, perché intervengono tante questioni anche di polizia, di pubblica sicurezza, di tante cose che non riguardano l'aspetto né sanitario né l'aspetto giuridico. Quindi questo sarà rimesso a un'altra fase. In questi 60 giorni ci saranno certamente i tempi. In Parlamento c'è un dibattito sulla questione, quindi ci sarà il tempo per approfondire e per fare emendamenti. Grazie. Grazie mille.